Palazzo Reale si racconta un pezzo straordinario della nostra televisione. Mike, buongiorno. Nel centenario della nascita, la prima grande mostra dedicata all'indimenticabile presentatore, icona e protagonista della storia della TV e di quella del nostro paese. Non si possono più fare le mostre solo con documenti e fotografie, il pubblico vuole partecipare e allora queste belle vere cabine, perché sono quelle originali che conserva la RAI, che abbiamo restaurato per l'occasione, la Ruota della Fortuna, i festival di Sanremo dove Mike annuncia i vincitori. Sono molto felice di essere qui, insomma, c'era un legame molto forte con Mike e oggi con la sua famiglia ed è particolarmente emozionante, anche un po' straniante, ecco, essere a Palazzo Reale. Io l'ho sempre ammirato perché lui è sempre allegro. Quando siamo andati all'Arena di Verona, c'è stato un temporale, mi abbiamo bagnato tutti, però mi ha detto, quando sai Giovanni, mi sono bagnato anche le mutande. I said that's life. Un luogo della memoria e del presente, arricchito da tante rarità concesse per l'occasione dalla Fondazione Mike Buongiorno. Devo veramente tutto a Mike. Noi abbiamo fatto tante puntate, cioè gli aneddoti sono tanti, insomma. Era un'altra comunque TV. Io avevo un estremo rispetto per Mike, era un po' come un papà. Lui era uno sempre molto curioso, sempre molto voglioso di fare delle cose nuove e di imparare dai giovani e poi di superarli. Era competitivo ai massimi livelli. Poi molti dicono che sul set era anche molto severo, proprio preciso. Mike arrivava, aveva la luna un po' di traverso. Ad esempio a me oggi passerebbe e mi direbbe: non hai messo la cravatta, neanche alla mia mostra, vergognati. E poi a Natale me le regalava. Allegria!